Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Francesca Fagnani rivela cosa pensa suo marito e collega Enrico Mentana a proposito del suo programma di successo, Belve. Un programma di grido, ma talvolta divisivo, è Belve, talk show condotto da Francesca Fagnani, durante il quale la padrona di casa stuzzica volti noti dello spettacolo con interviste ricche di confessioni inedite. Durante le puntate di Belve, i telespettatori possono scoprire lati nascosti di grandi personaggi della TV. Tra i partecipanti, ad esempio, ci sono stati Michele Bravi, Morgan, Alessandra Celentano, Giorgia Meloni e persino molti altri. La Fagnani è in grado di instaurare un rapporto di fiducia con i suoi interlocutori, che le permette di estirpare informazioni inedite e profondamente personali. Insomma, fa le domande che nessun altro ha il coraggio di fare. Forse non tutti sanno che Francesca Fagnani è sposata con un noto giornalista e conduttore televisivo, stiamo parlando di Enrico Mentana. Fondatore del TG5, autore e conduttore di programmi di informazione e approfondimento, dal 2010 è il direttore del TGLI7. I due sono quindi colleghi, e molti si chiedono cosa pensino l'uno delle performance dell'altro. In particolare, la domanda più quotata è: a Enrico Mentana piace il format proposto da Belve? I due, infatti, fanno due tipi di informazione decisamente diversa. Oggi abbiamo la risposta alla grande domanda, ecco cosa pensa Enrico Mentana del programma della Fagnani. La rivelazione su Mentana, Francesca Fagnani, forse presa dall'entusiasmo di aver concluso una stagione di grande successo, ha rivelato confessioni inedite sulla sua trasmissione, raccontando anche dettagli inaspettati sul suo compagno Enrico Mentana. In un'intervista rilasciata al magazine Gente, la conduttrice ha fatto un punto sulla stagione appena conclusa, rinnovando l'appuntamento su Rai 2 alla prossima primavera. Dopo aver fatto un resoconto degli intervistati di questa stagione di successo, ha voluto indirizzare un particolare apprezzamento a Anna Maria Bernardini De Pace. La nota divorzista, infatti, ha ammesso apertamente alcuni retroscena sulla sua professione e sui clienti, incarnando la belva perfetta per Francesca Fagnani. I complimenti sono arrivati anche per Rocco Siffredi, che ha parlato senza vergogna della sua dipendenza dal sesso. Mi ha molto toccato, ho sentito la sua sofferenza vera, ha confessato la Fagnani. Commentando gli altri ospiti, ha ammesso di aver percepito una profonda fragilità e sofferenza negli occhi e nelle parole di Nina Moric, mentre a proposito di Juana Marchi, ha detto di non aver avvertito del pentimento da parte della donna delle televendite. Tra i personaggi che la Fagnani vorrebbe far accomodare sul suo scomodo sgabello al centro studio c'è Maria De Filippi, Gianni Nannini e Vasco Rossi. Proprio a fine intervista, la Fagnani si è lasciata andare, rivelando cosa pensa suo marito Enrico Mentana delle sue interviste. Spesso lo guardiamo assieme e quando faccio una domanda scomoda, agli ospiti, prende le loro parti, empatizza con loro. Dice, ma poveraccio, ma poveretta, come li tratti, grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.